Ben ritrovati sul nostro canale, io sono Bito. Quest'oggi ho per voi il primo breve corto che ho realizzato con le mie mani. Prima di cominciare però, ci tengo a ricordarvi che se il video dovesse piacervi, di lasciare un piccolo mi piace e un commento, perché soltanto con il vostro aiuto possiamo crescere e migliorare i nostri contenuti. Detto ciò, buona visione. Ma secondo voi è meglio la PlayStation o l'Xbox? Dipende dalle tue esigenze. Sì, è così. Tu cosa vorresti fare? Vorresti giocare, giusto? Ma è ovvio. Ma Allora allora compri prendi la la Xbox. PlayStation. No, fra, con la PlayStation non si può giocare a nulla, è risaputo. Sì, puoi vederci qualche film pornazzi, però proprio lo sconsiglio, una console inadatta per i videogiochi. Ma hai sentito questo tizio? Quante stronzate sta dicendo? Giusto, con la PlayStation si può anche prendere un volo intercontinentale. Ma si può sapere che c'entra? Si sta parlando di Xbox e di PlayStation, non di Xbox One e PlayStation 4. Perché tra l'altro, se avessi chiesto tra PlayStation 4 e Xbox One cosa avesse preferito, io non ti avrei dato neanche il tempo di rispondere. Ho dato un bel calcio e te l'ho mandato a cacare con tutte quelle esclusive Sony fantastiche che la PlayStation 4 può offrire. Già, esclusive come Bloodborne? E il nuovo Ratchet & Clank. Sì, anche il nuovo Ratchet & Clank, che in realtà è il vecchio Ratchet & Clank remake. È stato un flop perché l'hanno subito regalato con il PlayStation Plus, quindi la Sony sapeva che se non l'avesse regalato nessuno ci avrebbe giocato. Parli tu? Ma se avete regalato Gears of War 5 dopo un nanosecondo che era appena uscito, ma avete messo qualsiasi bella esclusiva su quel cavolo di abbonamento, il Xbox Pass, come si chiama? Ma perché? Ma non è mica un difetto. Guarda che con i nostri abbonamenti tu hai a disposizione tantissimi giochi. Beh, tipo che quei giochi cambiassero almeno una volta ogni 2 anni? Ma come osi parlare in questo modo? Se non li aggiornano così spesso è perché certi titoli come Zoo, Tycoon, Ultimate, Animal Collection sono insostituibili. Per non parlare di Yooka-Laylee, per piacere. Vogliamo parlare dei vari Banjo? Sono indimenticabili. Ma ti senti quando parli? Ma non sai neanche pronunciare bene quei titoli. Non ci ha mai giocato, non ci ha mai giocato nessuno a quei giochi. Perché tenerli sul Game Pass? Ma tu te le cerchi proprio, vero? Puoi dire quello che vuoi riguardo ai videogiochi, ma il nostro controller è 1000 volte meglio. E i nostri controller invece? Touchpad, effetti sonori, coloratissimo e con la batteria interna. Noi possiamo cambiare le batterie. Voi invece dovete buttare il controller. Il tuo è un colpo basso, sappilo. Ma è quanto il vostro. Il PlayStation Now è la brutta copia del Game Pass, con molti più giochi. Ma che sono quasi tutti quanti giochi PlayStation 3. Noi con Xbox One abbiamo la retrocompatibilità, voi vi dovete comprare le remastered. Ma mi spieghi chi vorrebbe giocare a giochi in bassa risoluzione? Eh no, eh no. Ti dimentichi di dire che con Xbox One alcuni giochi, come Oblivion e Red Dead Redemption, sono stati migliorati gratuitamente. Ciò li rende delle remastered gratuite. Parla di remastered quanto vuoi, tanto hai risaputo che le vostre uniche esclusive sono Halo, Gears e Forza. Le console Sony hanno molte più esclusive, che sono tutti quanti giochi action in terza persona. Tu mi hai stancato. Chiudi quella bocca o ti ridurrò come Kratos ha ridotto Zeus. Ed io ti ridurrò come... Ti picchio e basta io. Fatti sotto. Devo ammetterlo, sei un tipo tenace, ma io ho questo. Ma quello è il mio Spider-Man! Come fai ad avercelo? Tu fermati! Oh sì, fai un altro passo e lo spezzerò. No, ti prego, ti prego! Cosa diamine state facendo? Ti chiedo scusa per Ratchet & Clank, veramente. Ho sbagliato. Non era un remake, era un reboot. Anche io devo chiederti scusa per prima. È vero. Non avete soltanto Halo, Gears e Forza, ma avete anche il fantastico Ori and the Blind Forest e il seguito. Ti ringrazio, accetto le tue scuse. Lo stesso è per mio fratello. Sai, ho sempre voluto giocare a Sea of Thieves. Com'è? Ripetitivo, ripetitivo. Stanne alla larga. Senti, invece The Last of Us 2 è un capolavoro, fra, bellissimo, devi giocarci, ma tu il primo capitolo lo giocasti? Eh sì, non ti nascondo che come dell'Xbox One è una PlayStation 3. Io invece prendo la PlayStation 4 all'Xbox 360. Che bei tempi. Ragazzi, ho qualcosa per voi, calma, calma. Ma che cos'è? Che splendide di luce divina!
Questo si chiama computer. Non credo ai miei occhi, guarda, guarda. È tutta un'altra cosa giocare con questo. Ma allora, i giochi possono andare a 60 fps? Non bisogna pagare per giocare online. E che scusi ha questa console? Nessuno. Ma va a cagare. Maluccio ragazzi, maluccio. Lo so, il filmato fa sia ridere che riflettere. Ad ogni modo, spero che abbiate apprezzato il video. O almeno il fatto che ne abbia pubblicati due in un mese. Qui sotto, ragazzi, ci sono tantissimi link per seguirci e non solo. Abbiamo un server Discord tutto nostro. Entrate presto. Oltre ai consueti appuntamenti settimanali, vi ricordo che la Regione dell'Orina è in onda su Twitch ogni settimana. Vi aspettiamo. Ciao!